Una squadra che sta meravigliando tutti gli spettatori, addirittura c'è un clima da Serie A nel palazzetto dello sport a Sassari. Devo essere sincero, sta meravigliando anche noi, abbiamo fatto grandi sacrifici e siamo stati sorpresi anche noi sin dalla prima giornata di Coppa, che abbiamo iniziato con la Coppa e poi con il proseguo del campionato. Devo dire che siamo stati fortunati, stiamo vivendo un momento magico, cerchiamo di coglierne i frutti giornata per giornata e di andare avanti così, speriamo per il più lungo possibile. Una squadra che parla portoghese, anzi brasiliano? No, parla soprattutto italiano. È un mix fatto per bene, ma lo zoccolo duro è tutto italiano. Ci danno quel tocco di fantasia, di imprevedibilità e li prendiamo così come va. Tra l'altro tu conosci anche bene, molto bene i giocatori della zona, visto che sei stato già qui alcuni anni fa con un'altra squadra, allenato un'altra squadra. I ragazzi sì, li conosco benissimo, diciamo che quei pochi che sono rimasti sono le uniche realtà valide che sono sul territorio.